Che sia in Italia o che sia a Dubai, i video iniziano sempre in ascensore. Nuovo giorno, nuova avventura. Nuovo sbadiglio. Questo sarà un video pieno di roba, soprattutto la cena, preparatevi. Ora ci sblighiamo perché abbiamo già Uber che ci aspetta. Eccolo. Hello. Hello. Oggi abbiamo tre obiettivi molto importanti. Il primo lo vedete subito. Il secondo lo vedete dopo. E il terzo è il titolo del video, la cena. Qual è il secondo? Non te lo posso dire, è una sorpresa anche per te. Ma veramente? Già. Ci troviamo in un altro centro commerciale, non è il Dubai Mall, ma è il Mall of the Emirates. E qui c'è una cosa molto particolare. Il posto in cui stiamo per andare è particolare perché è odiato e amato allo stesso tempo. Nel caso di noi italiani è più odiato che amato. Ma comunque io su questo ho da ridire. Questo è il posto in cui dobbiamo andare oggi, Ski Dubai. Ogni volta che vedevo dei video di italiani che venivano allo Ski Dubai, leggevo i commenti del tipo: c'hanno il deserto e si sono costruiti la montagna di neve dentro il centro commerciale. Sì, capisco che sia un po' too much, un bel po' too much, come tutto qui a Dubai. Però io prendo sempre il lato positivo delle cose. Sono qua e non so andare sullo snowboard. Qui è una pista semplice, qui posso imparare. Questo è il mio obiettivo di oggi. Il primo obiettivo è imparare a stare in piedi e saper andare un minimo sullo snowboard. Sia io, sia Emily, che era una grande campionessa di sci. Una campionessa no. Vabbè, era molto brava, si faceva le piste nere e tutto quanto, quindi era brava, ma non è mai andata sullo snowboard. Una volta, ma è stato terribile. Sono stata tutto il tempo col culo in terra. Primo obiettivo di questa giornata: imparare ad andare sullo snowboard. Tutto il giorno fino a che non diventiamo bravi. L'unica certezza che ho è che conoscendo Dubai costerà veramente tanto. Come funziona? Vediamo. Devi trovare la tua combo. Minchia quanto costa. Prenderemo il pacchetto da 2,75 perché per due ore faremo su e giù per fare snowboard. E dopodiché, dopo le due ore, abbiamo entrate illimitate su queste attività. E poi faremo quelle per un altro paio di ore. Quindi abbiamo due ore per imparare ad andare sullo snowboard. E paghiamo circa 65 euro a testa. Andiamo. Mi piace. Fatto. Entrata 63 euro circa a testa. Qui ci danno i guanti. Non i guanti più caldi che abbia mai provato. Qui dobbiamo prendere gli scarponi, lo snowboard, e lì da qualche parte ci danno il vestiario. Anche perché dove cavolo vai vestita così? Vi ho preso gli snowboard e ora inizia questa sfida personale. Amore, ma è ripidissima quella. Sì, quella è molto ripida, lì è molto più tranquilla. Dentro c'è uno che urla col microfono, sta facendo un casino bestiale. Vi faccio vedere una cosa molto importante, che è uno dei motivi per cui sto facendo questa cosa nel video. Ormai lo sapete che è più di un anno che collaboro con Insta360 e che utilizzo i loro prodotti, e in questo momento la Insta360 Go 2 è in sconto. Ci sono degli sconti per utilizzarla direttamente sul sito di Insta360. Io vi lascio qua sotto in descrizione. La parola chiave di oggi è comodità. Guardate come ho settato per andare sullo snowboard e riprendere tutto. Alcune clip da lontano le faremo col telefono, quindi quando scenderò ed Emily sarà giù mi farà delle clip dal telefono. Mentre io ho messo l'attacco qui per attaccare la Insta360 e l'attacco qua. Guardate che comodità. Sono qui e io mi riprendo mentre vado, quindi posso parlare come se fosse un vlog ed è di una comodità inaudita. Poi posso ovviamente girare e inquadrare anche dall'altro lato, quindi dove sto andando. Poi se voglio inquadrare da sopra, prendo questo attacco qua sopra, lo attacco qui e vado diretto. Ragazzi, comodità fuori di testa. Entriamo e speriamo che non ci sia troppo casino, perché è il momento di imparare ad andare sullo snowboard. Ci siamo? Ti senti pronta? Più o meno, ragazzi, c'ho un po' d'ansia. Andiamo, andiamo. Andiamo sulla seggiovia e iniziamo a farci male, raga. Dobbiamo salire là sopra. Saliamo lì e questa è la cosa che mi mette più ansia in assoluto. Molta ansia. Comunque questa pista in particolare è veramente difficile per me. Cioè, ma anche lì, cioè, io vedo delle difficoltà evidenti in questa mossa. Troppo stretto, non sono in grado. Ma è anche lunga come pista. Cioè, non è piccola. Cioè, è una pista di tutto rispetto comunque. Siamo scesi nella parte semplice per testare un pochino la neve. Soltanto per capire come si fa sullo snowboard. Ho palesemente sbagliato pista. Qui non è dove dovremmo essere noi. Andrò a spazzaneve per le prime 3-4 discese. Senza troppa paura, dai. Prima fase, proverò a fare una curvetta adesso, non c'è nessuno, che mal che vada cado su qua. Ok, ho fatto la prima curva della giornata e mi sono già ucciso. Bisogna prendere un po' di coraggio e iniziare a fare le curve, se no non le farò mai dopo. Cioè, mi blocco all'inizio, mi blocco per sempre. Secondo giro. Stiamo salendo nella parte alta della pista. Quella discesa non la faremo. Faremo la stessa di prima dall'altro lato. Farò un po' più lunga. È più ripida di quello che potesse sembrare prima. Io qui non c'ho il coraggio di fare le curve ancora. Ci provo. Come faccio le curve? Devo girarmi, prendere velocità. Ok. Sto imparando, non vi arrabbiate. Ok. Adesso io vado di qua e mi giro, devo girarmi qua. Schianto. È molto difficile, ragazzi. Comunque la comodità di questa fotocamera è disarmante. Un tasto e via.
Questa è stata ufficialmente la nostra peggior discesa, dove Emily si è fatta male e io non ho avuto troppa fiducia nel fare le curve. Giusto qui alla fine, ma abbiamo ancora qualche discesa, ce la fai? Più o meno, più che altro l'osso sacro mi fa veramente male. Poi le mani non me le sento proprio. Abbiamo fatto la terza discesa, sono andato molto meglio, sto migliorando. Credo che il trucco sia non pensarci troppo, non aver paura di cadere e andare. Comunque raga, fa più freddo che in montagna. Andiamo a fare il quarto giro, che tra 50 minuti poi ci cacciano. Quello non sono io. Dai Giovanni, devi solo fare le curve, non devi fare altro. Non ti inventare roba, dai. Non arrivo più, aspetta, mi sono incastrato. Com'è andata? Bravissimo. Comunque lo ammetto, fa freddo, ti fai un po' male, è troppo bello. Oh. Sono in direzione ultimo giro, vado da solo perché Emily stava morendo congelata. Mi sto fissando che voglio imparare, perché è una rivincita. Una rivincita sul video che vi ho fatto vedere quando sono andato in montagna l'ultima volta. Ah, che bot. Ho rotto un ginocchio all'ultimo. Ora mi scappa un po' la pupù. Ci sei arrivato? Oddio, mi è morto uno di fianco. Sono riuscito a farmi male all'ultima discesa, sia al gomito che al ginocchio che al sedere. Diciamo che dopo 5 discese ho cominciato a capire più o meno cosa significhi fare curve, accelerare. Devo prenderci ancora un po' la mano, ho bisogno di un istruttore di fianco. Ma l'obiettivo era imparare a fare un pochino le curve oggi, quindi penso di esserci riuscito un minimo. Già mi immagino i commenti dei maestri di snowboard. Non c'è bisogno di bullizzarmi, grazie. Raga, abbiamo preso un bob e andiamo a farci la pista. Quella lì, quella. Vediamo un po' com'è. Vai Emily. Hai vinto. Ci prendo troppe botte, è traumatico. Oddio, porca troia. Mi sono cagato addosso. Vai dentro. Porca troia. Ha paura, zio. Sto diventando un Beyblade, ragazzi. Molle spammer in the world. Do you like? Hi. Traumatico. Abbiamo finito di congelarci, abbiamo fatto un pochino di giochi alla fine. Comunque ragazzi, la comodità di avere la Insta 360 qua, non dover usare le mani, la giri come vuoi, puoi selezionare dove metterla. E la cosa più comoda, che la prendi e ce l'hai, e puoi vloggare. È veramente fantastica. Ora ci sono anche gli sconti, quindi se volete approfittare è il momento giusto per comprarla. Continuerò sempre a dirvi quanto è comoda e quanto mi aiuti in determinate circostanze. Ma qualsiasi cosa voi vogliate fare, un'avventura sulla neve, al mare, è sempre la fotocamera che fa per voi, sia per vloggare, se volete riprendervi e raccontare una storia, ma anche e soprattutto per fare qualche avventura. Vi lascio qua sotto in descrizione, perché è scontata per il Black Friday, approfittatene. Ora noi continuiamo, che dobbiamo andare a mangiare, c'è un'altra impresa da fare oggi, ora ve la racconto. Altro Uber, e quello che stiamo per fare ora vi farà divertire. Prima di dirvi cosa stiamo andando a fare, vi faccio vedere dove siamo. Siamo davanti alla sede di Lamborghini Dubai, il museo e showroom di Lamborghini. Ora che vi dico cosa andrò a fare, probabilmente mi prenderete per scemo. Riassumendo parecchio, la macchina dei miei sogni è la Lamborghini Urus. La seconda è una Lamborghini Huracan. La terza sembra una Lamborghini. Comunque, diciamo che voglio una Lamborghini. Non la sto andando a comprare, però voglio provare a entrare e chiedere se me la prestano per un giorno per farci un video. È così stupida come idea. Nella vita bisogna provare. Ho 1 milione di follower e qui a Dubai sembra interessare quando hai tanti follower. In Italia te sputa non faccia, però qui potrebbe essere un'arma a mio vantaggio. Andiamo a chiedere. Tentar non nuoce, vediamo. Certo che se non è una Urus ma è una Huracan, cioè non mi lamento, comunque. E quindi il piano ora è entrare e chiedervi un manager. Hello, can I speak with a manager or marketing manager, something like that? I want to propose a collaboration. We are influencers from Italy. Your name? Giovanni Fois. Guarda Emily come guarda la mia futura macchina. Pare che hai sbagliato, Emily. È là in fondo la mia futura macchina. Questa mica scherza. Bella, bella, ma mi fermerebbero ogni 6 secondi a Milano. Questa è una macchina. Ragazzi, questa è la macchina dei miei sogni. Letteralmente è proprio lei. C'è scritto ovunque macchina dei sogni di Giovanni. Comunque aggiornamento, dopo aver chiacchierato un pochino, il marketing manager in questo momento è in call su Zoom. Mi ha detto che dovrei aspettare qui un'oretta, anche di più. Sembrano interessati, mi hanno lasciato la loro mail e il loro numero. E io ho lasciato la mia mail e il mio numero e il mio contatto Instagram e YouTube. Sono innamorato.
E questa è la mia futura macchina. E ora terza ed ultima cosa da fare in questo video. No, comunque non gliela posso più fare con questi ascensori. Cioè io vado a piedi, non ce la faccio più, tanto sto al settimo piano. Che mo può fare per andare all'ascensore? Stiamo andando a cena da un personaggio molto famoso. L'avete letto nel titolo. Vi dico che è uno dei ristoranti più famosi al mondo ed è una delle persone più ricercate su Google. Lo sapevi? Yes. La maggior parte di voi l'hanno visto tramite TikTok, Facebook, Instagram. Ma sono sicuro che nessuno di voi si ricorda il suo nome. Qualcuno di voi così l'avrà già capito, ma forse così è meglio. Raga, è il tizio che ride perennemente nei video di cucina. Un turco che fa solo esclusivamente cucina turca. E questo qui se lo scrivono anche da soli: World Most Delightful Cuisine. La cucina più deliziosa del mondo. E mo lo dico io se è vero. Per farvi capire, è il nome nel mondo della ristorazione più ricercato al mondo. Andiamo a provare la sua famosissima cucina turca. Poi se c'è lui stasera abbiamo svoltato. Sentite quell'odore che esce fuori, raga. Così avete capito chi è sicuramente. Serviva qualcosa per ricordarvelo. Allora, ci siamo già fatti un giretto per il locale. Ragazzi, dei piatti fuori di testa, sono giganteschi. No, poi l'odore, io poi lo sapete, noi adoriamo le spezie, il piccante. Ah, beh, no? È la prima volta che provo cucina turca io. Ragazzi, il menù è gigantesco, c'è veramente troppa roba. Peccato solo che non ci sia Burak, perché in questo momento credo sia in Turchia. C'è già il timing di quanto ti ci mettono a portarlo. Ma non è vero. 3.000, sì. Comunque lui o è in Turchia o è qui a Dubai, quindi in questo momento non è presente. Peccato. Cos'è? Starter generazione. Ok, sono starter. Okay. Choose you, I don't know. Ci stanno già portando 2000 cose, è assurdo. Oddio, ma mi stanno servendo nel mentre, aiuto, che succede? 3, 7, 11, 13. Vabbè, raga, stiamo andando a caso. Sì, sì. Porta gli antipasti, yes, porta. Questi qua li conosco, quest'altra roba no. Raga, è un casino, ci hanno circondato. Mi sono sentito violato, ci hanno riempito di roba. Io mi sono ritrovata in un nanosecondo con il pane che arrivava, l'acqua che me la versavano, la coca zero che... Cioè, aspetta. Vabbè, attacchiamo, raga, non ci avevo capito niente. Ma tutto a caso, vai. Questo è il primo antipasto. Questo qui è il dolma, foglie di vite. Che buono. Ma io adoro. Minchia. Carne, no? Questo è il riso. Sicuro? Sì. Cazzo, qua cosa al centro? Ripieno di riso, molto sano. Ma dei sapori allucinanti. Ma buonissimo. Riempirò questa con cose, quella piccante. E io ci sto a capire niente. Ma che devo fare io sto video? Ma voglio parlare di piccante? Assaggiamo. Comunque ultimamente si mangia bene. E ogni sera diciamo no, basta. Da oggi mangiamo sempre solo qua. Tutte le sere così. Ma è buonissimo, no? Se vivessi a Dubai, mangerei spesso qua. Grazie, ma che problemi che avete? È tutto esageratamente troppo buono. Fanno tutto troppo velocemente. Il motivo è perché non si possono fare le prenotazioni. E quindi prima te ne vai, più clienti fanno. Sì, ma io mi sto ingozzando. Cerco di spiegare cosa ho appena mangiato. Pomodori secchi piccanti, un loro tipo di grano, cose strane, l'hummus, questo pane che ci hanno mandati. C'è una festa? Ok, hanno fatto uno spettacolino. Sai che da quello che so questa tipologia di spettacolo è quella che viene a fare Burak quando è qua. Va lì e cucina davanti scelto, a tutti. Io ho già scelto il nostro questo. Sì, sì. Ma quanta roba questo, c'è? Questo, cioè, guarda. No, aspetta, facciamo del menù. Questo sì. Sicuro. Ma per guarda tre. Qua. Madonna, quanto mangiamo stasera. Ok, abbiamo scelto. Abbiamo preso quello con lo spettacolino che hanno fatto di là. L'abbiamo preso anche noi perché lo vogliamo qua davanti, lo spettacolino. Quindi ci hanno pulito il tavolo perché avevamo sporcato. Sono venuti qua a pulire, ci hanno cambiato tutto. Non sto capendo niente. Questi sono dei kofta. Sono ripieni di carne e fatti con un loro grano che si chiama, se non sbaglio, bulgur. Io assaggio. E portano pane. Cioè, incredibile, ragazzi. Ci giriamo un attimo, arriva del pane. Ah, che bello. Ha una verdura strana dentro, ma è spaziale. Sono ragidi, ecco il cazzo è. Dentro ci sono le noci, ma è speziatissimo. Proprio il grano. Ogni tanto devono far casino. La 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 la
Raga, ma sto piatto è per 20. Oggi mangi, eh. E vabbè. È stato uno spettacolo abbastanza particolare. Qui sono tutti pienamente felici. Comunque la carne è... Allora, abbiamo credo pinoli, riso e stinco di agnello. Ma c'è la cannella. È stracannelloso, ma è buonissimo. Pieno di cannella, stinco di agnello, molto buono. Cioè, se qui sei allergico a qualcosa, stai sicuro che nel piatto te lo ritrovi. Qualsiasi cosa tu sia allergico, te lo ritrovi. Pensavo gli antipasti fossero buoni, ma questo mi ha completamente stupito. Che magia, raga, magico. In tutto questo, il piatto, noi già ce l'hanno riempito, ma qui è tipo per 10 persone sto coso. Mi sembra un po' esagerato. Non sapete nemmeno cos'è il peperoncino voi. Sono stato plasmato da amici calabresi e sfide col piccante. Piatto non troppo equilibrato perché è molto sbilanciato per quanto riguarda spezie, piccante, ma è proprio come piace a me. Se siete di palato fine, non mangiate turco. Se invece vi piace proprio il sapore forte, è perfetto. Ci hanno portato un moschio mule, o forse no. È una bevanda tipica turca che si beve mentre si mangia. E dentro c'è yogurt, sale e acqua. Io non so cosa posso uscire fuori. Lo sapevo, voleva così, lo sapevo. Non ti piace, amore, vero? Aspetta, mi devo rifare la bocca. Oh, mamma mia. Eccoci qua, questo è il dolce. L'abbiamo preso piccolino, anche se ci hanno offerto la frutta. Sono veramente provata io. Siamo morti. Quel piatto non finiva più. Abbiamo mangiato fino all'ultimo chicco. Perché non so perché a una certa età ci hanno detto: comunque se finiamo ogni chicco ce lo offrono. Non era vero. Era una bugia, solo per spronare Emily a finirlo. Comunque proviamo questo gelato. Ma che è? Burro. Allora, se è gelato turco come l'altro giorno, sembra colla vinilica proprio. Vabbè, però è più buono rispetto a quell'altro dell'altra volta. Quell'altro era molto più chewing gum. No dai, questo gelato turco in realtà un pochino mi ha stupito. Raga, ho appena provato il cucomero, è finto, sembra acqua. Effettivamente è acqua, però c'è lo zucchero. Sembra di mangiare niente. Neutro di sapore. Per tutto quello che abbiamo preso sono 908 dirham, che sono più o meno 227 euro. E il bello è che una Coca Zero costava 6 euro. E abbiamo preso tipo 4. Quel gelatino che abbiamo preso costava 7,50 euro. Comunque ora esco e darò il mio resoconto su CZN Burak. È sicuramente molto costoso, cioè non è la cosa più economica che puoi trovare, perché insomma il piatto con riso d'agnello costava più di 100 euro. E cavolo, ho pagato il riso d'agnello 100 euro. Ok le spezie, ok tutto, ma era molto costoso. Però c'è da mettere in conto lo spettacolo, il posto in cui sta mangiando, il nome e il servizio. Mi sono sentito un re. Qualsiasi cosa facessi erano lì pronti a sistemarti tutto, versarti da bere, sistemare le posate, pulire se sporcavi. C'erano addirittura cambiati i tovaglioli. Servizio e accoglienza veramente veramente top. E in più la cucina turca mi è piaciuta parecchio, mi ha soddisfatto. Quindi Burak per me è approvato. Ero venuto dicendo oggi critico, e invece no, critico no, perché sono stato soddisfatto. Comunque ogni sera ritornare sempre allo stesso hotel mi ricorda troppo New York. Cioè non vedo l'ora di tornare in America. Super sincera, cosa ne pensi di Burak? Allora, costoso, cioè uh-huh. È stata una bella esperienza, cioè facile di così, costoso ma buono. Il cibo era molto particolare, molto speziato. Cioè mi è piaciuta in generale come esperienza anche come lui, la cucina turca con tutto il fuoco. Cioè è stata una cosa figa, dai, una serata diversa. C'è da dire che ogni volta che vado in questi ristoranti famosi con il proprietario del locale super famoso tipo Nusret, non lo trovo mai. Cioè Burak è in quel locale 5 giorni su 7 e io sono riuscito, perché è l'unico periodo in cui è in viaggio per il mondo. Ci siamo poi informati, credo sia in giro, forse in Turchia. Quindi oggi ho un minimo imparato ad andare sullo snowboard. Ci stiamo lavorando, non sono molto portato, ma voglio imparare prima che sia inverno. Abbiamo il contatto di Lamborghini, abbiamo mandato la mail, ci stiamo lavorando. Forse riusciamo a reperire una Lamborghini per uno dei giorni che staremo qui a Dubai. Probabilmente riusciremo a trovare una Huracan, ma il mio sogno è una Urus. Io voglio guidare per un po' di tempo una Urus. Cioè, il mio sogno è quella macchina. Poi che non posso permettermela mai in questa vita è un altro conto. Ovviamente non potrò mai permettermela, perché vivendo in Italia è abbastanza difficile comprarsi una Urus ed è impossibile prenderla. E dopodiché abbiamo mangiato da Burak a cena, una bellissima esperienza di cucina turca, ve la consiglio. Cioè provatela, se la trovate in giro per l'Italia fateci un salto, diciamo, per provare. Prima di chiudere il video vi ricordo che in questo video ho utilizzato la Insta360. Raga, è veramente comoda, di una facilità inaudita, soprattutto è economica e adesso anche in sconto per il Black Friday. Secondo me un giorno vedremo vlogger non andare più in giro con foto
fotocamere, iPhone e cose, solamente con questa. Se l'attaccano con i vari accessori e cominciano a vloggare solo con questa. Anche perché l'audio è molto buono. Comunque, ve la lascio qua sotto in descrizione. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video qua da Dubai. Se avete perso gli altri, andate a recuperarli. È tutta una serie. E il prossimo arriverà tra qualche giorno. Ciao, raga.